è un personaggio che ci sembra di conoscere da lungo tempo, che abbia davvero un passato, al di là dei flashback stessi. Come l'hai costruito? Well, first of all, good morning. Thank you all for being here. It's so nice to see everybody. It's nice to be back in Rome. Thank you to Euro Pictures for having us. It's great. It's great to be here. Okay, I'll try to answer this. I mean, the truth is I don't really know. I think you try to, like, ingest as much as you can. I guess really it started with the script and then getting together with Lynn. And it just kind of endless conversations that meander and oftentimes feel like they go nowhere. But somewhere in that there's some kind of piece of inspiration, something that sparks an idea. One thing that I think was interesting was I started reading a lot about kind of a child's brain and kind of like the development of the brain, and when the child experiences abuse and how that affects the brain. And that one of the things that was interesting to me is how it affects reason. And there was a certain kind of precision to the character initially, and Lynn and I talked and we started talking about how he kind of moved throughout the world, and we started kind of realizing that there was almost something that there wasn't a lot of reason, that he wasn't making great decisions. Like, you shouldn't go into like the brothel, for example, just with a hammer. It's something that, like, if you had great reason, you might not use that approach. And so that was really interesting to me, and I think affected the character. But then also Lynn sent me a lot of audio files, and she sent me fireworks, and she said that's what's in his head all the time. And that was really important for me. But it was a long process of just reading a lot and talking with Lynn, and some stuff that works and some doesn't. I really Innanzitutto buongiorno, grazie di essere qui. Sono molto felice di essere tornato di nuovo a Roma e voglio ringraziare la Euro Pictures per averci dato l'opportunità di tornare e di essere qui con voi. Per parlare del personaggio devo essere, a dire la verità, essere onesto, non è che lo so granché. Come è cresciuto, come si è sviluppato. In effetti è tutto venuto fuori, soprattutto sono partito dalla sceneggiatura e poi grazie a Lynn abbiamo chiacchierato infinite chiacchierate che sembravano in un certo senso andare come meandri, come un labirinto, che sembravano non portare da nessuna parte. Poi ogni tanto qui e lì come una scintilla compariva un'idea che aveva a che vedere, che aveva a che fare con il personaggio. E poi mi sono anche molto impegnato nella lettura, ho studiato molto circa lo sviluppo del cervello in età infantile, del cervello del bambino, come il cervello si sviluppa e come le esperienze di abuso hanno un'influenza sul cervello, soprattutto appunto del bambino. E questa è stata una cosa interessante, perché poi è un qualche cosa che ha un impatto, una ripercussione su quello che è il modo di ragionare. E anche da lì c'è la precisione che è stata messa nel costruire il personaggio. Lynn è partita proprio da lì, ne abbiamo parlato, di come dopo tutto quello che gli è successo, in un certo senso il cervello poi si muove nel mondo. E quindi mi sono reso conto che ci siamo resi conto che visto quello che aveva subito c'erano determinate cose per cui lui non ragionava, non prendeva delle decisioni basate sul ragionamento, così come quando entra nella casa con il solo martello in mano. Non è stata una grande decisione quella che lui ha preso. Quindi, come tutto quello che ha subito, tutto quello che ha vissuto poi si ripercuote sul personaggio, ne abbiamo parlato a lungo. Tra l'altro Lynn mi mandava continuamente dei file audio in cui c'erano oltretutto anche i fuochi d'artificio, perché mi diceva questo è quello che lui sente continuamente nella sua testa, nel suo cervello. Ed è stato questo lungo processo di costruzione che abbiamo fatto insieme a Lynn. I'll keep it short. No, they want to talk.
Allora, io vi ricordo.